tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Piano delle asfaltature, da lunedì partono i lavori sulla statale 16, un lotto da 794.000 euro. Lavori pubblici, 500.000 di euro per la manutenzione di comune, biblioteca e pinacoteca. Estate sicura, protocollo d'intesa in prefettura tra polizia e locali da bar. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati, cari telespettatori di Fano TV. Cominciamo dai lavori pubblici. I tanto attesi lavori di asfaltatura sulla statale 16. Un importo dei lavori di quasi 800.000 euro. Si chiama Slurry Seal e sarà utilizzato da lunedì prossimo per asfaltare la Nazionale 16 da Ponte Metauro alla rotonda di Centinarola, passando per via Roma. Sottile, poco più di un centimetro, e performante dunque, è una struttura sigillante che aumenta la sicurezza stradale in frenata e dura più a lungo del solito asfalto. Il nuovo manto stradale di concezione innovativa è utilizzato per la prima volta sulle strade fanesi ed è scaturito dalla collaborazione del Comune con l'Università della Repubblica di San Marino. Questo lotto di asfaltatura del costo di 794.000 euro sarà un lavoro importante che dovrà essere anche un po' digerito dalla cittadinanza, perché non saranno poche le variazioni alla viabilità e gli accorgimenti tecnici del caso. Esempio, prima di un'ora e mezza non si potrà passarci sopra e va fatto di giorno per la reazione fotosensibile che deve scaturirne. Ma i tecnici del comune e l'assessore garantiscono che ne varrà la pena. Abbiamo sotto di noi la cartina per le prossime asfaltature che partiranno da lunedì. Sì, un intervento molto esteso, infatti un importo anche abbastanza rilevante, perché 700.000 euro fa parte di quel programma di asfaltature da 4.000.000 di euro che faremo nel 2016, che è un evento tra virgolette storico, perché riusciamo ad asfaltare quest'anno più di quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni, anche a causa del blocco e del patto di stabilità. Un intervento molto esteso che interessa ovviamente, come tutti sanno, un'arteria molto importante della città di Fano, quindi saranno segnalate sensi unici alternati e invitiamo la popolazione, la cittadinanza a fare attenzione, perché essendo un intervento innovativo è un intervento che va a coprire, cioè metteremo un sigillo sulla strada statale in maniera tale che allunghiamo la vita appunto della strada. Ecco, tutti i dettagli su questi lavori che partiranno da lunedì prossimo li potrete ascoltare al termine di questo telegiornale in uno speciale approfondimento. E adesso andiamo avanti con il giornale, perché a proposito di, sempre parlando di lavori, partiranno anche quelli che riguardano il Palazzo Comunale, che è un ex convento francescano, la Pinacoteca Comunale e la Biblioteca Federiciana. Le infiltrazioni, un po' non solo nel Palazzo Comunale, ma in altri palazzi importanti della città di Fano, presto avranno vita breve, perché insomma sono partiti anche qui lavori di non manutenzione straordinaria, ma proprio di restauro conservativo. Sì, si tratta di un restauro conservativo. La situazione, bisogna ammetterlo, era abbastanza grave. In tutto l'edificio comunale ci sono i segni di infiltrazione evidenti, anche la gente che viene, la sala della Concordia, l'ufficio del sindaco, gli uffici della gente che lavora. E la situazione era molto molto grave sia nell'ufficio comunale sia nella sala dei globi, che è la sala più importante, se volete, della Biblioteca Federiciana, ma anche nella Pinacoteca Comunale, quindi la Corte Malatestiana, presentava delle situazioni non più sostenibili. Siamo intervenuti, le ditte stanno già lavorando, gli interventi sono già iniziati da tempo e si stanno concludendo qui nell'edificio comunale.
per una prima tranche dell'intervento, perché ne seguiranno altre, e riusciremo a bonificare, tra virgolette, quasi tutte le situazioni più gravi, andando ad impermeabilizzare i tetti, sistemarli, e poi, come prevede la norma, metteremo una lifeline, cioè un cavo, tra virgolette, d'acciaio, che serve appunto per successive manutenzioni. In questo caso, senza dover utilizzare impalcature, gli operai potranno andare a fare manutenzione sui tetti agganciandosi, quindi in perfetta sicurezza, in queste lifeline che appunto stiamo predisponendo. Quindi sono interventi molto attesi da chi lavora qui, ma comunque ridanno vita, ridanno valore a un edificio, ad esempio quello del comune, che sicuramente è di tutto pregio in quanto un ex convento riutilizzato per uffici comunali, ma di grosso pregio. Tra l'altro, per valorizzare anche questa attività, per valorizzare anche il monumento in cui tutti i giorni i dipendenti comunali lavorano, abbiamo fatto, predisposto con una tecnica innovativa ma non troppo recente, un laser scan per ricostruire il 3D tutto il tetto, perché dal punto di vista architettonico, dal punto di vista storico, è un tetto molto importante e in un edificio altrettanto interessante. Questa mattina si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, una riunione che si è tenuta in prefettura a Pesaro. È stato approvato un protocollo d'intesa per rafforzare la sicurezza nelle discoteche e nei locali da ballo. Presenti al tavolo anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno concordato con le forze di polizia un impegno congiunto per contrastare ogni attività abusiva o illegale di intrattenimento, di regolamentare gli accessi ai locali, eventuali installazioni di videosorveglianza ed individuare un referente per la sicurezza per ogni locale. Le forze di polizia hanno assicurato un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo in occasione di eventi particolari. E sempre oggi un altro accordo importante, molto importante, è stato sottoscritto in prefettura Pesaro e riguarda la frana di Orciano. I rappresentanti della provincia, della regione Marche e di Marche Multiservizi, insieme al sindaco di Orciano di Pesaro, Stefano Bacchiocchi, hanno sottoscritto l'accordo in base al quale questi tre enti concorreranno al finanziamento necessario per i lavori di ripristino della viabilità locale che dall'ottobre scorso è stata interrotta a causa appunto di questa voragine. E adesso parliamo invece di un gioco senza tempo, il calcio balilla. Sesto torneo di calcio balilla Città di Fano che si svolge qui alla Combattente. Quest'anno cambia il programma e inizia, verrà fatto in due giornate, perché diciamo diventa quasi un festival del calcio balilla. Parte sabato, domani 23 alle ore 15, con un torneo professionisti master maschile e un torneo professionisti femminile. Per continuare domenica mattina alle ore 9:30 un torneo misto a coppie lui e lei. Al pomeriggio verrà svolto il solito torneo amatoriali alle ore 15, a seguire il torneo under bambini 14, under 14. E a seguire ancora ci sarà il torneo per i diversamente abili in collaborazione con la cooperativa Il Germoglio. Vi aspettiamo tutti, ancora abbiamo spazio per alcune iscrizioni, quindi potete venire anche domani pomeriggio. Per sabato le iscrizioni sono chiuse, mentre per domenica le iscrizioni ancora sono aperte e fino all'ultimo momento vi potete iscrivere al torneo amatoriale. Vi aspettiamo numerosi, perché poi dopo alla fine chiudiamo la serata con le tagliatelle Mosconi per tutti. Voglio ringraziare anche tutti gli sponsor che mi permettono di fare questa iniziativa e tutti i collaboratori qui della Combattente che mi aiutano a svolgere questo torneo. Adesso apriamo la pagina degli spettacoli e in copertina c'è un evento che non ha bisogno di presentazioni, anche se questa mattina in effetti la presentazione c'è stata a Senigallia, il Summer Jamboree. Come on, Senigallia!
Ormai è indiscutibilmente un fenomeno planetario. Il Summer Jamboree attira nella città della spiaggia di velluto gente da tutta Europa e da tutto il mondo, che per una settimana faranno un tuffo nel passato, nella musica e nella cultura dell'America degli anni 40 e 50. La musica è l'elemento principale di questa kermesse, con musicisti di fama mondiale che sono passati e che anche quest'anno passeranno per Senigallia. 39 concerti distribuiti in 9 palchi e 250 DJ set per tutta la città. 17esima edizione, quasi maggiorenne quindi, e ci saranno artisti provenienti proprio dall'epoca come Guy Nelodge o Fluke Holland, famoso batterista di Johnny Cash, ma ci saranno anche ragazzini emergenti, sarà un ragazzino francese di appena 15 anni che darà fuoco al suo piano. E artisti che comunque hanno collegano queste epoche, come Kid Ramos, proveniente dalla California, con la sua chitarra rhythm and blues, veramente un importante artista sul palco del Foro Nonario in questo caso. Poi ci saranno delle rock and roll review, una dedicata al rhythm and blues, una dedicata al rock and roll, una con la big band e una con la nostra house band. Ci saranno veramente tanti spazi dedicati ai ballerini, alla musica, agli stand e tutto il colore che solitamente porta il Summer Jamboree, insieme a questa grossa energia che viene direttamente dagli anni 40-50. Ma il Summer Jamboree non è solo musica, balli ed esibizioni. C'è tutto il corollario di memorabilia, raduni di auto d'epoca stile American Graffiti, il mercatino vintage con 70 espositori, un insieme di cose che l'anno scorso ha portato a Senigallia ben oltre 400.000 persone. Il Summer Jamboree, che nasce quasi per scherzo, invece è diventato un format che è strutturato, dà grandissimi risultati sul piano delle presenze regionali. Non è un'iniziativa di Senigallia, le 400.000 presenze dello scorso anno sono della regione Marche, quindi io penso che dobbiamo sostenerlo, lo dobbiamo fare in maniera convinta, con un bel risultato, una kermesse che riempie la nostra città, riempie gli alberghi dell'intera regione e per la quale siamo riconosciuti la regione e Senigallia in tutto il mondo. Summer Jamboree è anche solidarietà con un partner etico come la Lega per il Filo d'Oro, che ha rinnovato la partnership anche per questa edizione. È un legame che nasce ormai da qualche anno, insomma, perché questo è il quinto anno che la Lega del Filo d'Oro è partner etico del Summer Jamboree. Diciamo che abbiamo un elemento in comune, e cioè il testimonial della Lega del Filo d'Oro Renzo Arbore, che è grande amico di chi organizza il Summer Jamboree e che ha creato qualche anno fa questo contatto. È una opportunità per parlare anche dell'attività della Lega del Filo d'Oro, delle persone sordocieche, dei bambini, ragazzi, adulti, ed è anche un momento durante il quale noi pure quest'anno avremo uno stand specifico dove così facciamo, proponiamo un percorso, un momento, diciamo, di esperienza sensoriale. Sarà Don Luigi Ciotti, paladino della giustizia e della legalità, a vestire i panni di sindaco della nuova edizione dell'evento in programma Bellocchi dal 18 al 21 agosto. Visto il suo impegno continuo nel campo sociale in favore dei più deboli e nella lotta ad ogni tipo di mafia e sopruso, è una testimonianza forte in questo senso. Da prima ispiratore e fondatore del gruppo Abele, poi dell'Associazione Libera, nata per sollecitare una lotta contro tutte le forme di mafia in Italia e per promuovere la legalità. Sono i temi questi della libertà, appunto, e della legalità al centro della 13esima edizione del Paese dei Balocchi. E per la rassegna di teatro dialettale alla BCC Arena di Tre Ponti a Fano, lunedì prossimo saranno sul palco gli attori della compagnia fanese Il Brudette con la loro commedia dal titolo Do Daxi. Lunedì 25 luglio, Do Daxi, una commedia che tutti hanno definito diversa, con tante sorprese, tante novità,
raffinata, elegante, ma soprattutto molto, molto fanese. Chi sono i protagonisti di questa commedia? Due fanesi d'eccezione, il Lisippo e la Dea Fortuna. Ne combinano di belle, eh? Allora invitiamo le persone che non l'hanno vista a venire a vedere. Venite tutti, venite numerosi, perché è divertentissima. Allora, dal 27 al 31 di luglio c'è in programma la Giornata Mondiale della Gioventù, che naturalmente anche Fano TV seguirà in diretta, tutta la diretta per tutte le giornate, con il Papa, i giovani, e già sono partiti, un primo gruppo di giovani è partito da Fano, dalla nostra diocesi, ha raggiunto la Polonia. E allora questa sera apriamo il diario di viaggio e vediamo dove sono andati i ragazzi. Buonasera a tutti, dobry wieczór! Siamo qui al santuario di Częstochowa che stamattina abbiamo visitato. È quattro giorni che siamo in Polonia. Siamo stati accolti molto calorosamente dalle famiglie. Il giorno seguente abbiamo visitato i campi di sterminio e di concentramento di Auschwitz e di Birkenau. Il giorno seguente le parrocchie hanno organizzato delle gite e ci hanno portato, per esempio, a visitare delle miniere. Poi hanno organizzato un barbecue dove siamo stati tutti insieme, abbiamo ballato e ci siamo divertiti, anche in polacco. Adesso, i prossimi giorni, sabato ci sarà una grandissima festa all'aeroporto di Katowice, dove saremo tutti insieme con altre nazioni e ci sarà da divertirsi. Poi prossimamente partiremo e ci raggiungeranno anche gli altri della seconda settimana per andare finalmente in Polonia, a Cracovia. Quindi noi vi aspettiamo e ci rivediamo per quando arriverà il Papa, e intanto vi salutiamo. Ciao a tutti! Bene, grazie. Allora, seratona questa sera su Fano TV, restate con noi. Tra poco uno speciale approfondimento sulle asfaltature, poi una puntata estiva di Guarda chi c'è, e poi il grande concerto dell'orchestra, il grande evento registrato qualche giorno fa alla festa della Cresciamatta. Grazie per averci seguito, buona serata.